Allora, cerca di metterti in ginocchio, ce la fai a metterti in ginocchio? L'ho messa già, ho fatto tutta la giornata, ho fatto. Mi sono messa in ginocchio e ho detto, Signore, aiutami. Anche che non vedi gli occhi chiudere lo stesso, va bene? Anche che Dico, non vedi. Signore, aiutami, perdonami tutti i miei peccati. Adesso andiamo indietro nel tempo. Respira profondamente dal naso con tutta la tua forza e trattieni il respiro nei polmoni e lo indirizzi in tutte le parti che stai male, nel collo, in tutto, nella schiena, nell'osso sacro, dappertutto. E quando butti l'aria, butti colore marrone scuro, tutti questi pensieri negativi che c'hai addosso, buttale ai piedi di Gesù, immagina Gesù. Questo deve essere tutto insieme fatto come ti sto dicendo. Pace, fratello, fredde, sali. Allora, continua a respirare finché vai in uno stato di psicologico un poco rilassante. Non devi pensare niente, non pensare più in male, va bene? Vai. Mentre respiri, fallo sentire il respiro che stai ispirando forte e lo butti forte dalla bocca. Mentre inspiri, immagina il colore blu del cielo. Immagina il colore blu del cielo e butti l'aria dalla bocca come un colore marrone scuro, come i mattoni. Sai, i mattoni rossi scuri, così. E li butti ai piedi di Gesù, immagina tutti i tuoi problemi, i mali che hai avuto, traumi psicologici, tutti, tutti. Qualsiasi pensiero che ti va venendo, segnalo, perché me lo devi dire. Quando finisci di respirare, tranquillamente mi dici cosa hai pensato. Sei caduta, non ti preoccupare, Tina, è la connessione che hai scarsa. Gloria a Dio. Cerca di salire che ti ho invitato. Fratello Fede, salve. Sei caduta di nuovo, c'hai la scheda vuota, sicuramente c'hai poca connessione perché c'hai pochi gigabyte.
Gloria a Dio. Sale di nuovo Titina Parisi. Titina, sicuramente c'è la scheda vuota e non ti riesci a stare in internet. Mi dispiace, ti volevo aiutare, vedi? Mi dispiace proprio. Provo a entrare nell'altro telefono, ci sono ancora due telefoni. Uno si chiama Angelo Picone con il vestito blu. Adesso ti dico l'altro. L'altro è Angelo Picone 711. Prova a entrare uno di questi qua. Angelo Picone 711 oppure Angelo Picone con il vestito blu. Se mi senti, può darsi che magari ti fa interferenza in questo telefono. Ma io penso che c'hai la scheda vuota. Digli a tuo figlio domani che ti carica la scheda. Nei tabaccai sono aperti di mattina. Ti fai caricare la scheda e ti metti al sicuro. Allora Tettina, prova a passare agli altri profili. Angelo Picone con il vestito blu, segnatelo, scrivetelo. Vabbè, non ci vede, non come fai a scrivere. Tienilo in memoria, Angelo Picone con il vestito blu. E l'altro è Angelo Picone 711. Prova a passare in questi due telefoni, vedi se riesci a stare di più. Forse che ci sia qualcosa anche nel telefono che ti fa cadere. Ma l'unica cosa è che ci dice a tuo figlio che ti compra di nuovo la ricarica dal telefono, perché ce l'hai quasi finito. Marco, l'ho detto io, non c'è bisogno che lo scrivi. Ci ho detto ciò che sei, che non vedi, segnatelo nella tua mente. Hai capito, Marco? Thank you.
Sì, Marco, sono buono, buonissimo. Perché appartengo a Dio e a Gesù. E come è stato buono Gesù con me, io sono buono con tutti. Allora Antonio, dimmi, dimmi tutto. Portogallo. Portogallo, e io parlo solo italiano. Se mi capisci è buono. Buonasera. Buonasera, ho capito, buonasera. È un calore. Sì, c'è un poco di differenza della lingua. Portogallo si capisce un poco italiano, no? Anche italiano capisce Portogallo. Ho lavorato con degli amici tuoi in Germania, del Portogallo. 36 gradi, qui 40 gradi, qui 40 gradi, Sicilia, 40 gradi di caldo. E come sarà forte e caldo in estate, sarà forte e freddo, congelamento. Ci sarà un congelamento presto. Prepariamoci le stufe per l'inverno, perché sarà troppo potente. Bene, cari nella grazia, questa è la Bibbia, ve la faccio vedere. Questa della Bibbia. Senza questa Bibbia noi siamo perduti. Sì. Siamo perduti. Sì. Amen. Sì. E anche vi piace per secoli, per secoli. Amen. Ok, Antonio. Puoi chiudere il telefono, non ti preoccupare. Parliamo noi. Ciao, amico, ciao. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Ok? Ciao, ciao. Ciao. Ciao Lorenzo D'Ambrogio, ti saluto, pace del Signore. Bene, cari nella grazia, anche oggi stiamo facendo la volontà di Dio, nonostante il caldo, nonostante le difficoltà, anche oggi il Signore ci dà la forza di resistere a tutto. Che Dio che ti benedica, dice fratello Lorenzo D'Ambrogio, e io ricambio questa benedizione a te, la tua casa e a tutta la tua famiglia. Stasera
mentre ci appresteremo alle informazioni, poi pregheremo, daremo la parola in Romani capitolo 9. Leggeremo capitolo 9 di Romani. Noi ogni sera facciamo un capitolo. Se ci resta tempo, ne facciamo altri di altre sezioni, dove il cuore ci spinge. Ma normalmente noi facciamo andando dalla Genesi fino all'Apocalisse. Titina, non so se hai capito, se dovresti cadere di nuovo, prova gli altri telefoni. Basta che vedi come fai a vedere. Se riesci a scontrare il mio viso degli altri telefoni, perché io so che tu, quando io vado in live, tu vieni. Vuol dire che vedi qualcosa invisibile, vedi il mio nome, vedi il mio viso, se no non entreresti. Io, come dico la buona, dico la cattiva, Titina, mi capisci? Io taglio con l'arma di Dio. Se tu riesci a entrare dentro un profilo è perché mi vedi che io sono in linea. Mi capisci, Titina? Io non voglio contraddire quello che dici tu. Se scrivi Amen, vuol dire che tu vedi di scrivere Amen, capisci? Io taglio correttamente come la parola taglia. Perciò, se vedi che cadi, passa negli altri profili. Angelo Picone con il vestito blu, oppure Angelo Picone 711, può darsi che riesci a stare di più, va bene? Io adesso provo un'altra volta a farti salire. Ecco, sali, accetta. Gloria al Signore, alleluia. Con la pace del Signore a tutti quanti, quelli che siete presenti e quelli che entrerete mentre ascoltate questa live, sappiate che in questa live stiamo cercando di aiutare tutto il mondo. Chi si fa aiutare? L'avete capito questa frase? Chi cerca di farsi aiutare? Farsi aiutare vuol dire abbandonarsi a qualcuno, a chi? A Dio e Gesù e anche a me. Sì, Appendino, ti saluto, ciao. Gloria a Dio, alleluia. MR Tartarugo dice ciao, come stai? Punto interrogativo. Ciao, sto bene, ringraziando a Dio. Tu come stai? Marco dice, è entrato nell'altro profilo. Bravo Marco, hai visto che tu ce l'hai fatto. Rosalie Lidi dice ciao. Ciao Rosalie Lidi, Dio ti benedica.
Bene, mentre la sorella cerca di salire, Gabriele dice ciao, Emilia, Gabriele, benedizione. Vogliamo dire alcune informazioni. Noi ciò che facciamo in questa live si è ben noto a tutti coloro che sono nella live, che possiamo aiutare tutto il mondo, sia nel corpo, nella mente e nello spirito, di qualsiasi malattia esistente che avete. Anche tu stai bene, gloria a Dio. Marta Tarrugo, mi fa piacere che stai bene. Grazie Marco di questo cuore, ti volevo far salire ma non puoi salire che c'hai pochi amici. Prova a dare l'invito di partecipare, chissà se TikTok non ti fa salire pure. Ciao Gabriele, Emilia, Dio ti benedica. Pastore Antonio, ti faccio salire, pace del Signore, Pastore. Ti sto invitando a salire, sali, e ti ho mandato le condoglianze in Facebook. Ho letto la lettera che hai scritto per questo tuo caro che è morto. Fategli condoglianze al Pastore Antonio Briganti, ha avuto una perdita. Allora, se puoi salire, sali, Antonio, se ci riesci. Puoi portare anche qualche testimonianza, un grande, quello che vuoi. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Ciao Pietro Battaglia, Rosaraia, Dio ti benedica, se vuoi salire ti faccio salire. Gloria al Signore. Bene, cara nella grazia. Quali sono le informazioni di stasera, oltre alla parola in Romani 9 che porteremo dopo la preghiera? Abbiamo capito che stiamo aiutando tutta l'umanità, chi si fa aiutare, di qualsiasi genere di malattie che abbiano addosso. Basta che vi abbandonate a Dio, chiedete perdono, come veramente chiede a Lui, e sarete riequilibrati sia nel fisico, nella mente e nello spirito. Se non ce la fate da soli, perché è difficile, ve lo dico chiaro. Prima, perché non sapete quali peccati avete commesso, perché i peccati non vengono raccolti, quelli che facciamo con le mani o con i membri, ma i peccati sono quelli che noi pensiamo. Mentre la nostra mente vaga, noi pensiamo a alcune cose e se sono cattivi diventano peccati. Ma siccome quelli che facciamo con la mente, noi non ce l'abbiamo registrati nella nostra psiche per ricordarle, svaniscono. E allora c'è bisogno di qualcuno che vi porta indietro con la mente, piano piano, e vi fa ricordare quali peccati avete fatto, e mano a mano ve li fa buttare ai piedi di Gesù. Il risultato è questo: un indietro nella mente
fin quando avete commesso il vostro peccato, e buttarlo ai piedi di Gesù e chiedendo perdono, sarete riequilibrati in tutto e per tutto. Che cosa fanno questi peccati quando sono dentro la nostra mente, che noi non li buttiamo ai piedi di Gesù? Ci rovinano. Ci rovinano completamente, perché quando la nostra mente collettiva si riempie, non può entrare più nessun pensiero dentro la nostra mente. E dato che non può entrare nessun pensiero, purtroppo i pensieri loro vogliono entrare con tutta la sua forza. E mentre cercano di entrare in questa zona, stricando, fanno male e viene il mal di testa. Ecco perché maggiormente quando uno c'è questa mente collettiva completa, piena, ci viene il mal di testa continuo. Avete sentito la sorella poco fa? Il mal di testa ce l'ha spesso. E dopo 4 volte lo Spirito Santo, siccome ce l'abbiamo qui, alla radice del naso, guardate il mio dito, qui, proprio qui, lui non appena vede che viene il mal di testa 4 volte, prima di venire la 5ª volta, prende una mangiata di questi peccati che sono qui sopra l'orecchio destro, li prende, non male li dovrebbe buttare via, ma Dio dice no, sono loro che devono buttarli ai piedi di mio figlio, pregando e supplicando. Dato che loro non lo fanno, che non pregano e non li buttano loro, tu gli dici allo Spirito Santo, buttaglieli dentro di loro. Pom! E quando li butta, indirizza un punto ben preciso. Se li butta nel cuore, il cuore c'ha dei problemi. Come può venire un attacco cardiaco, lento, mediocre o completamente forte. O può venire addirittura un collasso sull'istante, cadere per terra e morire. Sapete quando ci vengono i collassi e cadono per terra, se c'è un infermiere o un paramedico, gli fa il massaggio cardiaco, comincia di nuovo a riprendersi. Che cosa fa il massaggio cardiaco? Mentre gli fa il massaggio cardiaco nel cuore, spazza via quei peccati che sono sopra le vene del cuore, che hanno piegato le vene, e le vene di piegato si rialzano di nuovo, così, l'entrata e l'uscita, e passa di nuovo il sangue. E la persona comincia a rivivere, prende conoscenza di nuovo. Ma se non c'è nessuno che gli fa il massaggio cardiaco, è morte sicura.
Perciò, che volete fare? Morire o campare? Se volete morire, ognuno è padrone di fare quello che vuole. Se volete campare, dovete andare in ginocchio davanti a Gesù, immaginando Gesù, pregandolo e buttandogli tutti i vostri peccati che avete, se volete sopravvivere. Tutte le altre malattie sono uguali. Se li butta le donne sopra le mammelle, destra o sinistra, crea un tumore. Se li butta sotto la cervicale, blocca tutto il passaggio della schiena, non arriva più ossigeno in tutte le parti della schiena fino all'osso sacro. La prima costola sopra l'osso sacro comincia a indebolirsi, si asciuga. Tutto il liquido che c'è attorno alle costole è secca e le ossa delle costole si toccano uno con l'altro e non si può muovere più. Se fa un movimento scabroso, esce una costola e salta fuori e quella diventa quella che sapete voi. E quando andate dal medico vi dice che vi deve operare subito d'urgenza. E quella è la prima costola. Carlos, fatti i fatti tuoi. Nico Pio, buonasera. Queste live non sono per salutare la gente, sono per guarigione della gente. Non c'è bisogno che scrivete mi saluta a Tizio, a Caio, a Martino, perché sarete bloccati, chiaro e tondo. Non vi fate bloccare, non scrivete queste scemenze. Ormai sappiamo cosa c'è sotto queste richieste di saluti. Lo sappiamo. Queste live sono per gratificare il popolo di Dio che è depresso, malato e lo vogliamo aiutare. Perciò ve lo dico chiaro perché sarà registrato nel rullo a ruota continua. Il primo che scrive mi saluti a Carlo o a Vincenzo o a Alina rischia il blocco subito. Proprio subito, sull'istante, senza risponderci nessuno. Siccome ci sono molte live che io le cambio sempre, avete la possibilità di entrare nelle live. Se vi comportate sempre lo stesso,
finirete che non potrete entrare in nessuna live mia, personale. Perciò o cambiate atteggiamento o sarete esclusi da tutte le live. Ciao Cesare, non ricominciare come ieri, va bene? No, non ricominciare, non mi puoi chiamare, perché mi dovevi chiamare ieri. Hai il numero e chiamami. Adesso. Vediamo come fai a chiamarmi. Ti metto alla prova. Se non lo fai, non c'è bisogno che scrivi domani, ti posso chiamare. Sia ben chiaro. Stasera sono severo. O chiami o sarai escluso. Ciao amico Picchi, Muscariello, Dio ti benedica. Bene, cara nella grazia, abbiamo capito come si ammalano le persone con i peccati che facciamo con la mente. Non pensate a quelli che facciamo con le mani, sale e scende, o sotto le coperte, o disprezzando qualcuno, magari dandogli botte alla moglie, o ai figli, o ai nipoti, o a qualcuno distruggendogli la casa. Non sono così. I peccati si fanno con la mente, mentre noi pensiamo tutto quello che a volte facciamo con le mani e con il corpo. Ebbene, sì, mi stai per chiamare, il mio telefono se non squilla vuol dire che non chiami. Gloria a Dio. Cesare, quando tu fai il numero e mandi la telefonata, ma un istante dopo arriva la chiamata. E gloria a Dio. Mentre Cesare fa la chiamata, noi andiamo avanti. Quali sono le altre informazioni? Tutte queste mie live presto saranno messe private, che nessuno potrà entrare più quando il Signore mi dirà di metterle private. Questo vuol dire che quando qualcuno poi vuole entrare, deve fare prima che mi chiami a telefono, come sta facendo Cesare, prendendo il numero dal mio sito www.gesulalucedelmondo.it o da YouTube cercando Angelo Piccone. Più giovane di 20 anni. Entrando là dentro trova in prima pagina il numero di telefono, il mio sito e anche un IBAN, se domani sarebbe aiutato da Dio, da Gesù e da me, che può donare un'offerta volontaria, se lo desidera. Se non lo desidera, si è fatta la volontà di Dio. Vedete? Tutto chiaro qui. Ma io so, se uno è aiutato, guarito un tumore, io penso che gli viene favorevole dire, dato che mi ha aiutato a guarire un tumore, ti sto aggiungendo, Tina, hai visto che ce l'hai fatta? Non è che non ci vede, non ci vede, non ci vede.
qualcosa ci vede, se no altrimenti non entravi nell'altro telefono. Io ti ho messo alla prova, perché capisco qualcosa. Sai perché, Titina? Perché sono dentro il tuo cervello in questo momento. Bene, Titina sta salendo, speriamo che in questo telefono può parlare meglio. Prova a parlare, Titina, speriamo che resisti meglio, altrimenti passi nell'altro telefono. Angelo Picone, 711, 711, 711, Angelo Picone. Prova a parlare. Sì, ti sento, forte e chiaro. Allora, ma io non è che non vedo un pochino, pochino. Ma io lo so. Non riesco a aiutarmi con la lente di ingrandimento. E questo ci basta a noi adesso. A noi ci basta questo, che tu riesci a entrare dove ti dico io. Un pochino, però, e mi sento tutta stonata, mi sento con la testa confusa. Va bene, perché... Ho anche questa depressione. E perché c'hai la depressione, perché... Allora ti sto cercando di aiutare. Mi fa male tutto il corpo. E adesso stavo cercando di aiutarti. È vero che ti stavo cercando di aiutare e sei caduta. Siccome cadi, perché può darsi che c'hai la scheda vuota, tu per sicurezza, sì per no, ti fai fare la ricarica di tuo figlio. Quando sto in piedi, vacillo, perché come non riuscissi a stare in piedi. Sì, ho capito. Ho capito, Titina. Allora, ho sentito tanti fenomeni che non so che cosa sono. Adesso li butteremo tutti ai piedi di Gesù, va bene? Ma mi devi capire, quando vieni... Speriamo bene, speriamo che il Signore mi aiuta. Ma certo che ti aiuta. Ascolta, quando viene tuo figlio, per sicurezza, fatti fare la ricarica del telefono, va bene? Perché può darsi che sia il tuo... la tua scheda sia un pochettino vuota. Da quando che non la carichi? Va bene, quando è stato che l'ho caricata, però perché qua ha poca connessione. E può darsi anche che c'è poca connessione. Dai, di un modo o nell'altro stai attento, per sicurezza la fai caricare e tu ti dovresti mettere per sicurezza adesso vicino al balcone dove tira un poco di aria. Magari apri un balcone da questa parte e una finestra dall'altra parte che l'aria entra. Ce la fai a fare questo? Sì. Perché se... Io sono vicino al balcone. Sarebbe bello anche che fossi fuori dal balcone, così la prende meglio l'internet. Io sto qua fuori. Va bene. Allora, riesco ad andare fuori. Allora, ascoltami. Se riesci a mantenerti, che non cadi, stasera... sarai aiutato un pochettino, va bene? Giusto che ti tolgo il peso insopportabile, va bene? Poi quando piano piano recuperai... Sono tutti sudo, c'ho una sudorazione eccessiva, perché all'improvviso come non... Certo. La testa sì. La pressione te l'hai mai misurata? Non lo so. La pressione te l'hai mai misurata, la pressione? La tengo bene. Perfetto. Allora, ascoltami. Se vuoi togliere tutti i problemi esistenti che ti creano e che si manifestano internamente nel tuo corpo, d'ora in poi devi bere acqua bollita, però dato che fa caldo, la bollisci e la fai raffreddare. E la puoi mettere anche dentro il frigorifero, però quest'acqua dura 24 ore. Già me l'hai detto questa cosa. Sì, dura 24 ore quest'acqua. Dopo 24 ore non è buona più quell'acqua. Ci metti un segnale nella bottiglia che gli altri non la prendono.
Se poi la vogliono bere, è buona per tutti l'acqua bollita. Allora, quest'acqua bollita, se l'hai capito, toglie tutta l'infiammazione che c'hai. Maggiormente potresti avere il fegato infiammato. Dimmi se mangi bene oppure no, se digerisci bene o no. Dimmi solo questo. No, è perché poi io prendo delle gocce, perché il mattino quando mi alzo sì. mi viene l'ansia nello stomaco, mi viene questo tremore. Sì.